Siamo al Teatro Verdi di Sassari in compagnia di Maurizio Baglieni, è l'interprete che segue al concerto di Accardo nella rassegna I grandi interpreti della musica classica organizzata dalla Cooperativa Teatro Musica. Farà un programma incentrato sui grandi studi trascendentali di Liszt. È un programma che gli è molto congeniale e che ha già eseguito in diverse parti d'Europa, direi. Del mondo forse, perché sono andato anche in Australia e Stati Uniti a portarli, insomma. Perfetto, ne siamo onorati. È un programma impegnativo perché naturalmente stiamo parlando di studi cosiddetti trascendentali. Perché? Sono trascendentali per due motivi. Il trascendentale potrebbe essere, in senso un po' riduttivo, anche il discorso di difficilissimo, quasi ineseguibile. In realtà però Liszt adotta transcendante in francese, quindi con l'equivoco transcendante o transcendantale, perché poi non è chiara questa etimologia della parola, però la usa per sottolineare una trasfigurazione, un passaggio dal mero virtuosismo ginnico, che rimane reale e presente, purtroppo certo, per noi che li dobbiamo eseguire, però cioè, difficoltà veramente enormi dal punto di vista proprio meccanico. Acrobazie che però vengono sublimate e trascese, cioè il principio è cercare di rendere la difficoltà invisibile e portarla a una difficoltà filosofica, poetica, di colori. Cioè, i 12 studi trascendentali sono il primo esempio, fra l'altro con un processo creativo trentennale da parte di Franz Liszt, di musica a programma applicata al pianoforte. Cioè, Chopin aveva scritto 24 studi bellissimi, con grande impatto anche architettonico e impianto strutturale, ma non aveva conferito dei titoli. Qui Liszt si ispira a 360 gradi, per esempio alla grande ballata Mazeppa di Victor Hugo, quindi la trasfigurazione del re dell'Ucraina che viene poi ucciso da creature mostruose e che però poi viene va a trionfare lo stesso Mazeppa con una sorta di catarsi, no? Alla fine, in cui dice il tombe enfant et se relève roi, quindi esce morto ma vincente allo stesso tempo, quindi c'è un pensiero anche molto complesso. Fuochi fatui, che sono questi fuochi evanescenti, insomma, questi che si vedono magari nei cimiteri, ma anche lì un primo impatto di simbolismo. Vision, caos primordiale, caccia selvaggia, lo dice la parola stessa, quindi adotta dei veri e propri pezzi sposando, mettendo proprio così in piccole sfaccettature delle difficoltà sempre presenti dal punto di vista proprio digitale con grossi enigmi intellettuali. Quindi il problema non è solo una fisicità, perché poi vabbè, chi magari avrà voglia e piacere stasera di essere presente vedrà un impatto fisico che per l'interprete è, insomma, richiede una preparazione quasi atletica, ma proprio una ricerca dal punto di vista del pensiero, altrimenti si rischia di non far passare quello che era un messaggio dato da uno dei più grandi uomini di cultura in senso proprio globale che la storia della musica ci abbia restituito. Siamo nel 2011. Esatto, sono due secoli, il bicentenario della nascita di Liszt. In ottobre. La Teleregione, la rete che proietterà questo special, è una trasmissione popolare, per cui non mi addentrerò nei particolari tecnici che tu naturalmente saresti in grado di spiegare. Mi viene l'idea di chiederti, Liszt, personaggio incredibile nel suo tempo, a chi lo possiamo paragonare oggi? Un musicista, un artista, un eclettico, perché era eclettico, pieno di... Un uomo di spettacolo, infatti, ecco. È stato il primo che ha creato... Puoi dare un'indicazione, così scendiamo nel, diciamo, nell'immagine dei giorni nostri, insomma. Ma potrebbe essere un Roberto Benigni se fosse un musicista, ecco, sì, per esempio, secondo me, nel senso che...
Benigni sa fa, è capace di far ridere, piangere, ti fa la lezione magistrale, no? Però poi accoppiata magari anche alle gag più... Dante. Esatto, Dante, così. Sì. Quello che poteva essere Pasolini negli anni 60. Intellettuale. Sicuramente sono intellettuali, però completi. Ora, nella musica oggi... Forse Daniel Barenboim ha questo impatto un po' a 360 gradi, ma sicuramente non altrettanto ardito quanto quello che fosse l'impianto proprio strutturale nella forma mentis dello stesso Liszt. Perché Liszt porta alla Scala, quando veniva fatto il melodramma, quindi Verdi, musica assolutamente popolare, nel senso che era destinata poi alle coscienze del popolo, certo. Lui si presenta con un pianoforte come questo qua e dice: io stasera faccio un recital qua dentro, quando il recital pianistico fino al giorno precedente era destinato esclusivamente ai salotti privati. Rompe uno schema, ecco, esatto. Questo, sì. E per farlo e per portare l'attenzione di 2000 persone ad un solo strumentista in scena crea anche un impatto scenico, da qui la gestualità, cioè la gestualità che è, mi viene in mente appunto proprio l'inizio del Mazeppa che ho citato prima. Già un'introduzione di questo tipo è teatrale, improvvisata, ma ha queste estensioni micidiali che Chopin non avrebbe avuto. Chopin, quando scrive degli studi anche difficilissimi, però ti... cioè, rimane su schemi abbastanza precostituiti, senza poi andare a dire che Chopin non sia geniale. No, anche Chopin è un concertista, eccetera. Però Liszt forse inventa il concertismo, il concerto così come oggi lo intendiamo.